Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo della riparazione del funzionamento dei fornelli a gas. In particolare vi farò vedere un semplice trucco per riparare la scintilla che non accende più il nostro fornello a gas. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Sulla piastra dei fornelli a gas è presente una candeletta che fa accendere con una scintilla ciascun fornello. Nel mio caso funzionano tutti, tranne uno che ha deciso di smettere di funzionare. Accendendo questo fornello, infatti, la scintilla non fa accendere più il gas, sebbene sia presente. Nel video di oggi vedremo come riparare questo fornello senza smontare tutte le piastre. Una volta rimossi tutti i poggiapentole ed il cannello del bruciatore, accediamo a questa candeletta elettrodo e vediamo come funziona. Dalla punta di questa candeletta esce un'elevata tensione che, andandosi a scaricare sulla massa, provoca la scintilla che fa accendere il gas. Questo tipo di candelette possono essere sostituite semplicemente acquistando il ricambio. Non sono neanche molto costose, vi metterò comunque il link in descrizione, ma per la loro sostituzione occorre smontare la piastra dei fornelli togliendo le viti da ciascun fornello in modo da sollevare la lamiera e avere accesso alla parte elettrica sottostante. Ma per chi non volesse cimentarsi in questa sostituzione, in questo video vedremo il trucco per ripararla in maniera molto semplice e veloce. Prima però, da bravi tecnici elettronici, andiamo a vedere come si genera questa alta tensione, partendo proprio dalla candeletta. Quest'ultima è rivestita da un isolamento in ceramica che fa sì che la scintilla fuoriesca obbligatoriamente dalla punta per andare verso il fornello a gas. In condizioni normali, infatti, l'alta tensione di migliaia di volt esce dalla punta e va verso la piastra metallica di massa del fornello dove si trova la fuoriuscita del gas. Al di sotto della piastra dei fornelli, questa candeletta è collegata tramite un connettore Faston Mini a quello che è il trasformatore di alta tensione. Questo trasformatore riceve in ingresso la 220 volt e restituisce tante uscite ad altissima tensione, migliaia di volt, quante sono le piastre da accendere. Il numero delle uscite dipende dal numero dei fornelli. All'interno di questo trasformatore resinato si trova un circuito elettronico molto simile a quello che vedete. La 220 volt entra in questo circuito ogni volta che si preme il pulsante di accensione. Due diodi raddrizzano questa tensione alternata trasformandola in una continua di elevata tensione, all'incirca 310 volt. Seguono dei condensatori al poliestere per il filtraggio, anche questi ad elevata tensione, e infine un transistor oscillatore. Questo transistor, alimentato attraverso un diodo Zener che riduce la 300 volt ad un voltaggio accettabile, forma un oscillatore locale ad una frequenza di circa 2 Hz. Questi due impulsi al secondo, prelevati dall'emettitore del transistor, vanno a polarizzare il gate del diodo SCR che andrà ad alimentare il trasformatore elevatore di tensione. Su questo trasformatore ritroveremo in uscita la stessa frequenza, ma con un voltaggio di migliaia di volt che andrà a pilotare le candelette, all'estremità delle quali si formerà l'arco voltaico tra il terminale centrale e la massa del fornello a gas a cui è collegato l'altra estremità del trasformatore. Una volta chiarito il meccanismo di funzionamento di questi trasformatori ad elevata tensione per fornelli a gas, andiamo a vedere come effettuare al volo la nostra riparazione. Il problema di queste candelette, infatti, è che se si perde l'isolamento in ceramica, la scintilla tende ad andare dappertutto tranne che verso la fonte del gas. Ed infatti, se andiamo ad osservare la nostra candeletta difettosa, vedremo che c'è una bella crepa nella parte alta che fa disperdere l'elevata tensione verso la massa posta nella parte sottostante piuttosto che verso il fornello a gas. E
inibendo in questo modo l'accensione del gas con la scintilla. In una candeletta con isolamento integro questo non avviene e la scintilla è costretta ad andare verso il fornello a gas posto a destra. A questo punto la soluzione è presto detta, basterà isolare questa ceramica, magari utilizzando del nastro isolante oppure ancora meglio del nastro Kapton, che è un nastro che resiste ad elevate temperature. Una volta avvolto il nostro elettrodo candeletta con questo sottile strato di nastro isolante, la scintilla non avrà più la via di fuga verso il piano di massa, ma sarà costretta ad uscire dalla punta e andare verso il cannello del gas. Fatto questo isolamento, andiamo a rimontare il cannello del gas e facciamo subito una prova al volo per questa nostra riparazione. E voilà, il nostro fornello a gas è riparato senza alcuna spesa. Per una maggior durata della riparazione vi consiglio vivamente di utilizzare del nastro Kapton perché lo scotch isolante nel tempo tende a sciogliersi. Bene amici, anche per oggi è tutto, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, eccetera, 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 ci vediamo la prossima volta.